possiamo iniziare. Prego, dottor segretario, di allora, buonasera a tutti, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie in particolare ai miei colleghi che hanno colto il senso di questa iniziativa, di questo pomeriggio e hanno... forse c'è un problema... Vabbè. Hanno colto, dicevo, il senso di questa iniziativa e hanno, come dire, rispettato l'impegno di essere presenti lasciando le proprie comunità e tutte le problematiche che ogni comunità vive e io vi posso capire perfettamente. E ringrazio la Banca di Credito Cooperativo di Mussomeli nella presenza del suo presidente Michele Mingoia per essere presente, sempre attento alle sollecitazioni che arrivano, soprattutto quando si parla di sviluppo economico. Ringrazio Matteo Colluro della Banca di Credito Cooperativo Agrigentino, che abbiamo invitato, il responsabile, il componente del Consiglio di amministrazione dell'ESA regionale di Losarco e Antonio Buffatino dell'ESA provincia di Caltanissetta, il segretario generale della Camera del Commercio di Agrigento e poi ovviamente ringrazio un po' tutti i miei colleghi. Caltanissetta che è presente con la presenza dell'assessore Tornatore, San Capaldo con l'assessore Luigi, Santa Caterina e il sindaco Antonio Fiaccato che ringrazio, il vice sindaco di Cogliolunga Sofino Ricotta, il sindaco di Campofranco Rino Pitanza, il sindaco di Acquaviva Salvatore Caruso, il presidente del consiglio di Pompensiere Giosuè Varotta e stanno arrivando anche altri tre amministratori, il sindaco di La Calmuto e l'assessore di Grotte e dovrebbe essere in arrivo anche il sindaco di Sutera e il vice sindaco di Montecorvo. Ad ogni modo iniziamo perché poi ci sono problemi di tempo. Ringrazio ovviamente l'avvocato Belli, la dottoressa Odilia Daniele e il dottor Mercatali di Nomisma che diciamo, hanno aderito al mio invito ad essere presenti in questa giornata e ovviamente un ringraziamento, permettetemi, lo faccio ai miei consiglieri comunali che sono oggi qui presenti. E qual è la motivazione di questo incontro? Allora, diciamo è da tanto tempo che con alcuni amministratori ci si confronta, ne parliamo sulla esigenza ormai, io credo, non più procrastinabile di scrivere insieme un progetto di sviluppo del territorio, cioè di scrivere insieme e di elaborare insieme quello che è il piano regolatore dello sviluppo economico di quest'area, cioè dell'area interna siciliana. Motivazione ulteriormente, come dire, acuita, ulteriormente stimolata da quello che ci è successo nel 2014, quando questi territori dell'area interna, quindi i territori della provincia di Caltanissetta e i territori della provincia di Enna, sono di fatto stati tagliati fuori da quella che è la strategia nazionale delle aree interne, quindi una linea di finanziamento dedicata e diciamo, cofinanziata dalla nuova programmazione comunitaria 2014-2020, che si pone un obiettivo ambizioso per certi versi, ma certamente importante, che è quello di favorire il superamento del gap che c'è tra questi territori delle aree interne e gli altri territori, soprattutto le aree metropolitane, soprattutto le aree costiere. Come ben sapete tutti voi, dalla strategia nazionale delle aree interne è uscita fuori una individuazione, una delimitazione di quei territori che ne fanno parte a pieno titolo e per la Regione Sicilia i territori che ne fanno parte a pieno titolo sono 5 aree, che sono i Nebrodi, le Madonie, i Monti Sicani,
un'area del palermitano ulteriore e poi un'area sperimentale che è l'area del Simeto, che come ben potete capire tutti quanti voi, poco ha di area interna, essendo appunto un'area assolutamente costiera. E il tema di fondo è provare a fare una fotografia di quello che è il nostro territorio, una diagnosi di quello che è, sono, diciamo, da un lato le opportunità, dall'altro i rischi, i punti di forza e i punti di debolezza che questi territori presentano, provando altresì a definire delle linee strategiche che ci consentano, da un lato, di valorizzare quelli che sono i settori, quelli che sono gli elementi caratterizzanti di questo territorio e che possono offrire a questo territorio percorsi di sviluppo, e dall'altro provare a in qualche modo contenere quelli che sono i punti di debolezza, provare in qualche modo a intervenire su quelli che sono i punti di debolezza. È evidente a tutti che un'operazione di questo genere non può che essere fatta da un insieme di comuni, da un'area, non può essere certamente condotta e portata avanti da un singolo territorio, perché come ormai tutti noi sappiamo la competizione non è più tra un comune e un altro, ma è tra aree comprensoriali e altro. E quindi per fare questo percorso abbiamo la necessità di avere due elementi caratterizzanti. La prima, in assoluto, io credo indispensabile, credo assolutamente necessaria, è la motivazione e la volontà di tutti i territori. Quando parlo di territori ovviamente parlo di tutti gli stakeholder presenti all'interno del territorio, parlo non solo dell'istituzione pubblica, quindi del comune, parlo anche di altre istituzioni, mi riferisco ad esempio alle banche, appunto mi riferisco ad altri istituti che possono fornire assistenza tecnica, penso ad esempio all'ESA, mi riferisco a un insieme di soggetti che possono aiutare il territorio a crescere. Quindi dicevo, due sono le caratteristiche a mio avviso. La prima caratteristica è, come dicevo, innanzitutto la volontà di questi soggetti, soprattutto dei soggetti pubblici, di mettersi insieme e intraprendere un percorso in comune. Il secondo elemento è la competenza, cioè la competenza è la qualità, l'abilità professionale di chi facilita questo percorso di individuazione di quella che può essere l'identità di un territorio, l'individuazione di quelle che possono essere le aree strategiche all'interno del quale muoversi in questo piano regolatore dello sviluppo. Ecco per cui, ecco il motivo per cui ho pensato di organizzare questo incontro oggi pomeriggio, e di questo ringrazio tutti voi della presenza, e ho chiesto appunto al responsabile sviluppo di Novisma e all'avvocato Belli di essere qui presenti proprio per, come dire, illustrarci quello che può essere un percorso possibile. Sapendo che è stato fatto già un percorso molto interlocutorio iniziale, un percorso in base al quale ho provato un po' a rappresentare quello che poteva essere una fotografia di massimo dei nostri territori, quindi territori rappresentavo appunto a Novisma, territori che vivono e si basano su almeno tre tipologie di settori importanti, che sono appunto il settore agricolo, ma è un settore ancora non agricolo estensivo e non legato all'innovazione, ancorché nei nostri territori siano presenti delle eccellenze, però magari non ancora a sistema. Quindi il settore agricolo da un lato, il settore del terziario pubblico dall'altro,
E il settore edilizio e manifatturiero come ulteriori elementi. Territori che hanno una grandiosa ricchezza sul piano del patrimonio culturale, quindi sul piano delle potenzialità turistiche da sviluppare, territori che hanno, d'altro canto, alcune debolezze legate alle infrastrutture presenti e, diciamo, a una carente cultura di tipo imprenditoriale presente nel territorio stesso. Questo è, diciamo, sono gli input iniziali, assolutamente, che non vogliono essere il quadro esaustivo del territorio, anzi, se decideremo insieme, sarà necessario, opportuno che ci si confronti, si integri questo quadro, si arricchisca meglio di tutti i tasselli. Questo è il lavoro, per presentarvi qual è il lavoro che è stato fatto. Perché è importante questo lavoro? Perché, diciamo, lo dico non perché il nostro obiettivo debba essere l'ottenimento dello strumento finanziario e del finanziamento. Quello semmai deve essere lo strumento per raggiungere gli obiettivi che un piano regolatore dello sviluppo di un territorio si pone, e ovviamente lo fa sapendo che ci sono degli strumenti finanziari che possono essere utilizzabili e possono essere di supporto, e penso ovviamente a tutta la nuova programmazione 2014-2020, dove il monte risorse messo a disposizione è notevole, però ha la necessità di essere intercettato con progetti di sviluppo che siano sostenibili, che siano credibili e che ovviamente trovino il riscontro di chi va a valutare la progettazione. Io chiudo qui questa premessa perché non voglio togliere spazio a chi invece è stato chiamato oggi pomeriggio un po' a delineare quello che può essere un ipotetico percorso da portare avanti, da dove ci fosse la disponibilità da parte di tutti i soggetti presenti e possibilmente anche ulteriori soggetti che si affiancheranno. Quindi cedo la parola al dottore Mercatali e poi magari una volta completato questo percorso ci sarà lo spazio per il dibattito, per gli interventi. Giacca, ma i giorni di oggi sono proprio cagionevoli, quindi ho un po' fretta. Vi ringrazio davvero per questo invito, abbiamo fatto un bel viaggio da Palermo, quindi questo già è servito a posizionare quest'area. Un grande piacere anche perché io lavoro a Bologna, ma ho origini da un territorio molto simile, ma nelle Marche, quindi conosco la realtà di provincia che non è né di costa né di grande montagna, ma è quell'area intermezza dove spesso ci si dimenticano le sorti, quindi da questo punto di vista abbiamo una comunanza. Io parlo anche a nome di un gruppo di lavoro che vi presenterò e che vorrebbe supportare il territorio a costruire questa nuova fase che il sindaco ha delineato. Io sono un economista di Nomisma, adesso vi dirò anche chi è Nomisma, non vi dirò cosa fa un economista perché ha fatto anche parecchi danni in passato, quindi speriamo di non farne in futuro. La cosa che però mi preme sottolinearvi in anticipo, quindi prima di... il sindaco lo diceva molto, molto bene, uno degli obiettivi è sicuramente costruire i mezzi per portare a casa delle risorse, specie quando si è vissuto un periodo che avete vissuto voi, cioè quello dell'esclusione da una strategia di area che comunque prevedeva una serie di risorse. Ma vi assicuro, nella mia esperienza, che i soldi non fanno lo sviluppo, questo ce lo testimoniano tantissimi territori. In questi giorni ne parlavamo anche con lui. Mi è capitato di lavorare in Basilicata ci sono state tantissime risorse, non hanno conosciuto sviluppo, ma anche in tante aree del nord,
Io vengo da un'area dove c'è stato il terremoto in questi ultimi tempi. Vengo da Macerata, che adesso è il nord, come città, prima era meno nord. E vi assicuro che di quei crateri lì, dove lì vediamo le crepe, ce ne sono N in Italia senza crepe sulle case. Cioè noi in Italia siamo pieni di crateri che a volte sono dovuti ai terremoti, a volte sono dovuti ad alcune dimenticanze, ad alcune irresponsabilità da parte di orientamenti strategici. Per cui abbiamo colto con grande favore lo stimolo, quindi non c'è stata una proposta da parte nostra, ma lo stimolo che viene dal territorio a ripensarsi nel futuro, che mi sembra il chip migliore per poter costruire un progetto di successo. Noi l'abbiamo chiamato progetto di territorio perché, come dire, noi siamo la stampella in realtà di un progetto che deve essere costruito dal territorio e con le risorse del territorio e pensato per questo territorio. Vi faccio un esempio molto pratico, sempre legato alla mia storia. Alcuni centri di consulenza, adesso Nomisma ha fatto tanti danni, però in questo caso no, era un altro centro di consulenza, andò in un territorio del Piceno e propose come linea strategica la realizzazione di un centro di nanotecnologia. Non c'era niente di più scollato tra la capacità e le forze di quel territorio, dove avevamo anche un tasso di istruzione tra i più bassi, e quel progetto di sviluppo. Ve lo dico perché non siamo qui per ristampare delle ricette che magari hanno funzionato in altri territori, ma che non può funzionare in questo territorio. Ecco perché, lo diceva bene il sindaco, cioè bisogna ripartire da una diagnosi anche un po' a freddo, che consente di capire tra le tante beghe se c'è una buona carta che questo territorio può giocarsi. Non tantissima, io mi accontenterei di trovarne una reale, su cui però iniziare a partire, a far vedere che qualcosa è possibile e anche a far confluire alcuni interessi specifici anche del mondo privato, perché sappiamo che lo sviluppo oggi si può costruire solo in partenariato. Difficilmente il pubblico può mantenere una regia, ma va costruito in partenariato per tante logiche, non tanto quella dei soldi quanto quella della gestione e la capacità di portare avanti alcuni progetti. Chi è Nomisma? Nomisma è un centro di ricerca e di consulenza che è nato a Bologna nel 1981, quando io nascevo, quindi sono arrivato un po' dopo. Ha tre caratteristiche che gli vengono riconosciute. Il primo, non ci eravamo messi d'accordo, però è la competenza. Se c'è una caratteristica che lega, no, è la competenza. Competenza di saper analizzare i territori, di saper costruire dei dati e di saper orientare le pubbliche amministrazioni a prendere alcune decisioni di sviluppo territoriale. L'indipendenza. Noi non possiamo fare brutta figura sul territorio, per definizione. Quindi da questo punto di vista è importante che questa soluzione di territorio venga dal territorio, ma sia anche credibile per il territorio. Quindi non ci sarà nessun effetto palliativo che vorremmo dare al territorio, ma sarà un percorso autentico e vero. E la terza è la garanzia. 30 anni di presenza, di accompagnamento, credo a tutte le realtà, le pubbliche amministrazioni, oggi anche imprese, ci danno la sicurezza che insomma avremmo combinato qualche guaio, però sono più i benefici che i danni. Ci occupiamo di vari settori, all'interno abbiamo delle competenze specialistiche, alcune competenze molto forti, ce le abbiamo nel settore agroalimentare, nel settore delle costruzioni, dell'edilizia, dell'immobiliare, competenze storiche sin dalla sua fondazione e sul settore industriale e su quello territoriale. Le due novità, diciamo, degli ultimi anni è che da un lato abbiamo alcune competenze di progettazione europea, quindi da questo punto di vista conosciamo
quali sono i criteri per cui i finanziamenti europei possono eleggere progetti di territorio a valere sui fondi strutturali ed europei, e l'altro è una sezione che si occupa molto di economia sociale. Perché? Perché sappiamo che si è separato un po' l'economia dal sociale, e lo sviluppo futuro o è sociale o non sarà. E questa è la prima priorità che noi abbiamo all'interno di tutti i nostri territori, Milano inclusa, tanto per capirci. Vi dicevo, un gruppo di lavoro che vede me come cerniera rispetto a due gambe. La prima è quella specialistica che attingiamo da Nonisma, che io rappresento, quella specialistica che dipende molto dai settori che noi andremo a identificare come strategici per questo territorio. Se i settori sono l'agroalimentare, perché lì possiamo gemmare alcune filiere, perché noi abbiamo esperienza che qui può funzionare, o se il settore è alcune tratti dell'industriale, attingeremo queste competenze. Ci sono anche altre opportunità di cui si parlava, tutta la gestione dell'ambiente e dei beni comuni sta diventando una grande opportunità per far nascere nuove filiere sul territorio, sulla gestione dei rifiuti, sulla gestione dell'acqua, sulla gestione delle infrastrutture, sulle nuove infrastrutture che non sono su quelle solo materiali, quindi ci sono varie aree. E poi abbiamo l'altra gamma, che qui è rappresentata dall'avvocato Belli e l'avvocato Daniele, che ci aiuta a mantenere un radicamento sul territorio, e quindi da questo punto di vista, questi essendo processi che vanno costruiti insieme al territorio, c'è bisogno di figure che siano presenti sul territorio e coordinano alcune attività di coinvolgimento non solo del mondo pubblico, ma, come diceva bene il sindaco, di tutto il territorio e delle imprese che in un qualche modo possono dare un contributo a questo territorio. Noi siamo partiti da quello che il sindaco ha raccontato nella prima parte. Individuiamo per questo progetto tre esigenze, quindi, come detto, per certi punti di vista vi restituirei i criteri su cui valutare la bontà o meno di questo progetto. Questo progetto deve rispondere a tre grandi esigenze. La prima è: abbiamo bisogno di scovare su questo territorio delle inversioni dirette, perché non siete solo voi in difficoltà nel capire cosa si può fare, ma è tutta l'Italia. Da questo punto di vista, ogni territorio deve riconoscere nella sua specificità se ci sono dei tratti di inversione di rotta su cui investire e su cui dedicare le maggiori energie e su cui concentrare le maggiori energie, sia con i fondi pubblici che con gli interessi, con la regia pubblica, sia con gli interessi dei privati. La seconda esigenza è, su queste inversioni di rotta, identificare delle soluzioni credibili. Cosa significa per noi soluzioni credibili? Non significa che andiamo a proporre il centro di nanotecnologia Mussomeli, perché sarebbe una presa in giro per tutti, ma significa proporre un progetto che ha alcune caratteristiche. Chi lo fa? Quando lo fa? Che effetto avrà? E con quali risorse possibili? Queste sono soluzioni credibili, perché hanno queste caratteristiche che ci fanno subito capire se quel progetto avrà le gambe su quel territorio oppure non avrà le gambe. La terza è appunto una valutazione sulla fattibilità, il che significa, ma questo lo immaginiamo in una seconda fase, prendere progetto per progetto e trasformarlo in un progetto a sé e quindi costituire anche le forme operative perché quel progetto inizi a far vedere i primi effetti sul territorio. È un perimetro territoriale molto interessante che riguarda un'area vasta. È molto lungimirante questa idea di mettere a fattor comune anche specifiche esigenze che ci saranno, perché io immagino che anche in un territorio che ha problemi molto simili, sono certo che dai vostri interventi emergeranno delle esigenze specifiche, ma queste esigenze specifiche non potranno essere mai affrontate nella dimensione dello sviluppo economico di oggi se non si individua un'unica autostrada comune di sviluppo strategico attorno a cui concentrare alcune energie, alcune,
alcune risorse. Quindi questo è il nostro perimetro territoriale che corrisponde a 17 comuni, se non vado errato, e alcuni comuni manca, ma siamo arrivati oggi per la prima volta, quindi ci perdonerete se abbiamo mancato qualche comune, non sono neanche nomi semplicissimi da memorizzare. L'obiettivo che noi vi proporremo, ma la scelta è di territorio, è un obiettivo a due step. Il primo è uno step di programmazione, cioè diamoci uno strumento attorno a cui tutti siamo in grado di riconoscerci. È uno strumento che chiamiamo di piano di area, significa immaginiamo cosa questa area dei 17 comuni, cui dovremmo dare un nome, qui dovremmo dare anche un nome per identificarla, perché questo aiuta, ma quali sono gli obiettivi strategici che si dà a quest'area e come quest'area funziona insieme. Questo è il primo step, ma non è sufficiente, perché serve già immaginare sin da subito come queste soluzioni che noi proponiamo all'interno della programmazione del piano d'area poi avranno le gambe in una seconda fase, che sarà una fase di attuazione. Bisogna già immaginarsi quali saranno i funzionamenti organizzativi dentro questo territorio perché i progetti possano avere le gambe. Noi spesso, in parte colpevoli, abbiamo visto in parecchi territori bei studi e bei rapporti che rimanevano dentro al cassetto, perché erano stati costruiti con la logica che non dovessero proseguire e andare avanti. Ma la colpa non è dei territori, è di chi ha costruito quegli studi, perché non ha portato ex ante, non ha portato prima le indicazioni che dovessero servire a far proseguire quei progetti. Per certi versi mi sento di dirvi una cosa che ho già detto a lui, ma che dico a tutti. Capisco che non siete entrati nella strategia nazionale delle aree interne, ma non vi siete persi niente, perché ci sono 90 aree interne pilota in Italia. Dopo 3 anni, io ne ho accompagnata una, ne abbiamo accompagnata una che è l'area interna di Asiago, fatta da 8 comuni dell'altopiano di Asiago. Sono passati 3 anni, hanno fatto 4 documenti, la bozza di preliminare, la bozza di strategia, l'accordo di programma quadro, e il percorso ancora continua in uno stillicidio che non fa vedere alcune, come dire, soluzioni reali. Quindi da questo punto di vista temo che anche quella strategia abbia qualche falla da correggere. Peraltro, perché ci interessa particolarmente lavorare con voi? Perché noi abbiamo 2 specificità. È vero che Nomisma lavora anche con i comuni più grandi, ma la specificità è piccole e medie città che non hanno dentro di sé le competenze per poter costruire una programmazione, e aree interne che hanno ancora più difficoltà a costruire gli strumenti per darsi una programmazione. Quindi da questo punto di vista, come società di studi economici, abbiamo scelto di focalizzarci su questo target, e quindi conosciamo meglio questo target. La prima fase, quella che immagino oggi possiamo discutere insieme, è la fase di piano di area, quindi la nostra collaborazione, qualora dovesse andare a buon fine, riguarderà questo primo step, ma sappiamo che l'orecchio lo dobbiamo tenere sulla seconda parte, che è quella dove si raccoglieranno i risultati. Termino entrando un po' nello specifico, e quindi immaginandovi da voi anche più tardi tantissime domande di specifica, di ulteriore integrazione rispetto al progetto. Per costruire un piano di area in maniera snella, per non far perdere tempo al territorio e per non perdere tempo noi, questa ci sembra essere il percorso migliore. Abbiamo messo come starting point aprile, come punto di partenza aprile, quindi facciamo passare Pasqua da questo punto di vista. La prima, c'è una grande fase di dobbiamo capire quest'area, perché voi la conoscete, noi la conosciamo meno, quindi ci sarà una grande fase in cui noi interroghiamo voi. Interroghiamo non solo voi, ma abbiamo una serie di dati, raccoglieremo delle interviste, faremo delle indagini, organizzeremo dei tavoli specifici a seconda dei temi che ci interessa rilevare. Però su questa prima fase abbiamo bisogno della massima collaborazione da parte vostra, perché da qui dipenderà
dipenderanno anzi alcuni input che voi ci darete. Sulla base di questo magazzino che andiamo a costruire, appunto è fatto di dati, numeri, ma anche di indicazioni qualitative di chi vive questo territorio, costruiremo una visione strategica. Visione strategica, per renderla concreta, significa quali sono le sfide dei prossimi 10 anni su questo territorio, non 20 sfide, le 3 sfide prioritarie che questo territorio avrà nei prossimi 10 anni, capendo anche la struttura demografica della popolazione, che è un punto di partenza cruciale. Quali sono gli assi strategici? Il sindaco li lanciava, si tratterà di verificare se quelli sono i 2 assi, se non ci sia un terzo, o se addirittura non ci sia un altro asse che ha più promettente di quello che è. E quindi definire degli obiettivi. La parte più interessante per noi, ma anche per voi, che vogliamo essere tutti pragmatici, è su questa visione strategica cosa facciamo nei primi anni. Cioè quali sono le 10 azioni, i 10 progetti credibili che abbiano le caratteristiche che vi dicevo, cioè quanto costano, chi ci può mettere le risorse, chi li porta avanti, quali sono i soggetti attuatori, quali sono gli strumenti attraverso cui questi progetti vanno avanti. Non è detto che tutti i progetti che immaginavamo possano avere le gambe per andare avanti, quindi da questo punto di vista dobbiamo mantenere tutti la calma per darci anche l'onestà intellettuale di capire cosa si può fare subito, cosa si può fare nei prossimi 5 anni e cosa si può fare in un arco temporale più lungo. Tanto per darvi, come dire, l'idea che non è una cosa che facciamo ex novo, ma che abbiamo già fatto, io vi ho portato, dando anche l'onore a Roberto che ci ha raggiunto, che è di Ancona, che fa parte del nostro team, noi abbiamo fatto questo lavoro su un territorio un po' diverso dal vostro, ma che è Iesi. Non so se conoscete questa città, una città marchigiana di 30.000 abitanti, che si è messa insieme a 15 comuni, i comuni dell'area, diciamo, sociosanitaria di riferimento, e si è costruito il suo piano di area proprio esattamente come volete fare voi. Iesi non è area interna, non è città metropolitana, è nel dimenticatoio delle politiche nazionali. E le politiche nazionali in questo momento hanno le città metropolitane, le aree interne come un unico focus. Tutto il resto, che è l'80% del territorio italiano, è nel dimenticatoio più totale. Noi l'abbiamo fatto, quello che vorrei far vedere, durano 2 minuti ciascuno, è che il significato è reale, qualcosa significa mettersi nell'ottica di un piano. Quindi io vi faccio vedere l'inizio e la fine di quello che potrà essere il nostro percorso. Questo è l'inizio. Thank you.
c'è di là. C'è l'altro video. Intanto c'è. Vuoi? Un secondo? No, no, un secondo. Adesso vi faccio vedere il finale, invece, di questo lungo percorso, ovviamente una parte. Il finale che vi farà vedere tutti i progetti che noi abbiamo individuato per la città micropolitana di Iesi, l'abbiamo chiamata. Il terzo e il primo. C'è scritto questo. Vi anticipo solo che qui non c'è un euro di finanziamento pubblico. Tecnologico in collaborazione con l'Università Politecnica è stato realizzato perché
insieme a Confindustria le chiese è diventato Digital Hub. Il distretto cicloturistico è stato realizzato e c'è un itinerario che lega costa e aree interne, soprattutto per i croceristi che arrivano da Ancona. Insomma, 4-5 progetti attraverso questo percorso si sono realizzati senza un euro di risorse pubbliche. Quindi si attivano dei percorsi virtuosi particolarmente interessanti. Io, ringraziandovi insomma, per questa opportunità, vi direi cosa ci aspettiamo adesso noi dalle vostre domande. La prima cosa è fateci capire se un percorso di questo tipo può essere utile a questo territorio, se intravedete dei vantaggi, delle utilità. Il secondo, segnalateci tematiche prioritarie, assolutamente urgenti, su cui possiamo partire sin da subito nell'individuazione di condizioni, di fattibilità o di inversione di rotta. E la terza, noi abbiamo immaginato un percorso che possa partire da aprile a novembre, ma se ci sono esigenze temporali le mettiamo in pista. Apriamo lo spazio al dibattito, poi alla chiusura il buon avvocato Belli ci darà anche le condizioni operative per poter organizzarci e partire. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, nel frattempo ci hanno raggiunto anche altri amministratori, in particolare il sindaco di Regaluto e altri collaboratori e l'assessore di Grotte. E non so se posso ufficialmente dire che anche il SICA ha dato disponibilità a far parte di questa iniziativa, comunque supportare questa iniziativa, quindi la stazione sperimentale agroalimentare di Parma, quindi la capitale dell'agroalimentare italiano, europea, direi quasi, ha dato la disponibilità, quindi diciamo, può essere uno dei partner all'interno di questa progettualità. E forse è opportuno cominciare a rispondere alla prima domanda. È un progetto utile? L'assessore di Caltanissetta, ascoltatore. Volevo fare secondo. Se c'è grazie con i nomi, così quando prendiamo appunti. Quella accanto. Ah, si chiama Tornatore. Sono l'assessore Tornatore, sono l'assessore alla cultura e al turismo, la creatività, partecipazione, questi eccetera, del Comune di Caltanissetta da 3 mesi. Il sindaco Nuvolo è fuori Italia, sempre per attività istituzionali, quindi ha chiesto a me di venire insieme all'assessore allo sviluppo e innovazione Giovanni Guarino, che poi è entrato con me circa 3 mesi fa, però sono molto contento perché sarei venuto anche io, devo dire la verità, insieme al sindaco e all'assessore, perché di queste tematiche, di questo obiettivo che il sindaco Mussolini, Giuseppe Catania, che vi ringrazio, sta rilanciando, ne parliamo da tanti anni e io per altri versi, prima di prendere la carica di assessore, mi sono occupato un po' di possibilità di rinascita dei nostri territori, soprattutto attraverso le reti territoriali. In particolare un'esperienza nata circa quasi 5 anni fa a Caltanissetta, che aveva un obiettivo e ancora un obiettivo, ma non raggiunto, di mettere in rete il territorio delle aree interne del Centro Sicilia sui temi dei beni museali, culturali, ambientali e agroalimentari, sia per maggiore conoscenza, tutela, valorizzazione e promozione, con l'obiettivo ovviamente di risorsa economica e di rinascita. E ricordo anche il fatto che, adesso ricordo se quasi 2 anni fa, a Piazza Armerina fu firmato un accordo d'intesa tra 34 comuni delle province di Enna e Caltanissetta che avevano l'obiettivo di una potenziale costituzione di area vasta. E però purtroppo alla firma di quel protocollo non si sono fatti passi avanti. E il problema è probabilmente sempre lo stesso, nel senso che purtroppo in Sicilia in generale.
ogni territorio può avere, ogni territorio sono fatti da uomini e donne, da persone che amministrano, che fanno l'imprenditoria, che lavorano nel sociale. E quindi questa, diciamo, questo obiettivo oramai siamo costretti a raggiungerlo al di là delle sensibilità. E quindi ho un video lungo che posso tranquillamente esprimere diciamo, la volontà da parte del Comune di Caltanissetta di aderire a questo progetto, perché probabilmente e finalmente, se riusciamo, se troviamo una unità di intenti, ed è mi è piaciuto molto quello che Giuseppe che si ha detto all'inizio, che diceva il primo step deve essere quello, il primo passo richiede la volontà dei soggetti di partecipare a questo progetto, perché se non c'è la sede, la volontà e l'interesse, non è, anche questa volta non riuscire. Però è chiaro che il supporto di Nomisma, che è sicuramente un soggetto, un ente di ricerca e di consulenza, che aveva questo esempio che è stato fatto vedere a Iesi, ha tutte le potenzialità per dare un grande supporto. Penso che ci possiamo riuscire, anche perché non abbiamo nulla da meno, ma anche, mi permetto di dire, forse di più rispetto a quello che ho visto elencato. Cioè, in teoria abbiamo tutto pronto, cioè le potenzialità di questi nostri territori, delle aree interne, sono enormi. Soltanto se dall'analisi che facciamo, che verrà fatto insieme a Nomisma, che ovviamente ha bisogno del principale supporto nostro, di amministrare, amministrare, di vivere questi territori, è quello di vedere anche fare una piccola analisi storica di quello che è stata l'economia dei nostri territori negli ultimi 60-70 anni, e per utilizzare questo metodo, di questa misura, diciamo, temporale. Perché una cosa che dico spesso negli incontri, ovviamente è una mia, un mio pensiero, una mia analisi, che in Sicilia, tanto in generale la Sicilia, poi c'è un discorso anche più sulle nostre aree interne, abbiamo vissuto negli anni 60 il sogno industriale che era quello della chimica, nel nostro territorio per la regione di Sette Geva, ma il Lazio, il Messinese, il Siracusano, che ha dato sicuramente in un bel periodo un grande sviluppo anche di loro, ma che ha distrutto territori, comunque contaminati con grandi ricchezze paesaggistiche, ambientali e archeologiche, e vediamo adesso con la crisi congiunturale, con la crisi del petrolio, adesso quanti addetti sono rimasti a Gela, si fanno piani di rigenerazione, ma che non vanno. Ma anche alla meccanica, perché se pensiamo alla Fiat di Termini Imerese, che si inseriva a Termini, gran parte degli operai che andavano a lavorare in Fiat erano tutte persone che lavoravano nelle campagne, lavoravano in la Fiat. Obiettivi è andata via anche da Termini Imerese e sappiamo un po' tutto quello che si è vissuto. Ma allora quali sono state, sono storicamente le vere risorse dei nostri territori, della Sicilia, dei nostri territori all'interno? Sono la biodiversità agroalimentare, quindi la biodiversità vegetale ma anche animale. La Sicilia è anche la regione con la più alta percentuale di biodiversità e sotto l'Italia la nazione con più biodiversità in Europa, e quindi il valore dell'agricoltura, il patrimonio storico, archeologico, culturale che abbiamo ereditato da millenni, dalle varie nazioni, dai romani, dai greci, dagli arabi, dagli spagnoli, dai francesi, che ci hanno lasciato un grande patrimonio ancora molto da tutelare, da utilizzare, e quindi puntare soprattutto su artigianato legato ai beni culturali e quindi sul turismo culturale. Poi questo non significa che l'industria non ci deve essere più o l'impresa commerciale, ci sono e ci saranno, però penso che nelle scelte coraggiose e strategiche che si dovrà fare dobbiamo analizzare tutto questo percorso. E io spero che veramente sia il momento giusto per ripartire da tutti i tentativi che ci sono stati di unione del territorio e delle aree interne, che ha un paesaggio eccezionale. Noi a Caltanissetta stiamo lavorando con la Fondazione Benetton, che ha dei progetti sull'alto del paesaggio,
tramite il filosofo che lo sai assunto, un'altra carta estetta del filosofo del paesaggio più apprezzato in Europa, e parlando con il professore università di Palermo, Giuseppe Barbera e Grimis, che hanno studiato e studiano il paesaggio della Sicilia, che ha diverse valenze tra questo mestiero, quello che all'interno ha fino a voi, non mi ha dato, ma dei valori che sicuramente, e noi lo stiamo vedendo perché a carta estetta, parlo in un porto mostrato, senza nessuna strategia di comunicazione turistica, di marketing turistico territoriale, negli ultimi 2-3 anni sono raddoppiato il numero di turisti fai da te o che vengono molto in precedenza. Tanto è vero che i B&B che fino a 2 anni fa erano circa una ventina, adesso sono più di 60-70. Immaginate se riusciamo all'interno di una strategia più ampia di fare una valorizzazione che non è soltanto di campo di setta, ma di un territorio, un itinerario che è tra miniere da rivalutare per l'archeologia industriale, archeologiche, castelli, paesaggio con itinerari di trekking, con cicloturismo, visite ad aziende che già esistono di eccellenze, di agroalimentare, e turismo esperienziale, che è una nuova frontiera che sta crescendo del turismo, quindi di quei turisti che cercano altri territori rispetto ai grandi attrattori della Sicilia. Io sono convinto che abbiamo grandi potenzialità di rinascita. Grazie. Grazie a Pasquale. Presento adesso l'assessore Luigi Sargatato. Sì, sono Aldo Ricci, assessore e vice sindaco a San Calabro, mi occupo dello sviluppo economico e delle altre cose. Progetto utile, dire in un contesto che vive un momento di grande difficoltà, se l'inizia di questo è utile o meno, è una domanda retorica. Mi chiedo se sia realizzabile, cioè se noi abbiamo gli strumenti per poterlo realizzare. Questo è un territorio che ha vissuto negli anni diversi interventi eterodiretti di investimenti, mi richiamo il periodo di patti territoriali, agricoltura, eccetera, quindi decine e decine di milioni di euro di investimenti che hanno lasciato solo macerie, a maggiore di prova che insomma non è sempre l'investimento pubblico che fa lo sviluppo. Quindi probabilmente c'è anche un dato culturale di fondo che è mancato una prospettiva strategica. Allora, da questo punto di vista, credo che il fatto di trovarci qui e di vederci nella prospettiva strategica è assolutamente interessante e importante. Vabbè, ci sono tante cose, però non voglio togliere spazio. Temi prioritari, una riflessione. Quando voi siete venuti da queste parti, non so se avete notato che l'area centrale della Sicilia si caratterizza per essere un'area urbanizzata, cioè i nostri contadini vivevano il fondo agricolo. Adesso vedete che tutte queste case sono tutte distrutte, cioè cadute perché abbandonate. Fra 50 anni lo stesso pericolo sarà dei nostri centri cittadini, cioè le nostre città, San Catato è una città medio grande, diciamo nel contesto, ma vive anch'essa questo problema, sono città piccoli comuni che si vanno svuotando. Quindi probabilmente un tema possibile di sviluppo, che poi l'Omisma diciamo ha fatto le sue le sue fortune diciamo in termini di credibilità sulla lettura diciamo immobiliare e territoriale in questo senso, probabilmente uno dei temi principali è la valorizzazione del patrimonio immobiliare, cioè la campagna urbanizzata, questo patrimonio immobiliare che adesso è sostanzialmente perso, il rischio che fra 50 anni siano i nostri piccoli comuni ad essere persi. Quindi dobbiamo partire probabilmente da questo asset, cioè c'è un modo per rivalorizzare, fare diventare il patrimonio immobiliare, che poi sono i risparmi dei nostri padri, dei nostri anni, no? Farlo diventare un possibile valore di sviluppo. Ci sono degli esempi, su Mussomeli se ne si sta facendo tanto battaglia pubblicitaria su quello che è stato fatto, ma ci sono esperienze a Gangi, okay, quindi questo per sé. Seconda cosa è se riusciamo a leggere la realtà al contrario, che è sempre un grande problema, cioè noi abbiamo visto sempre il nostro sviluppo nell'ottica dello sviluppo ordinario. Io stesso sono un imprenditore, ho un ufficio a Bologna, ci vado spessissimo, il tema qual è? Quello che abbiamo sempre letto lo sviluppo con gli occhi degli altri.
e con le esperienze degli altri. E il tema è che quest'area non è neanche Iesi, perché le Marche sono molto più avanti rispetto a noi. Io conosco Cingoli, che forse è il paesino dove c'è il più grosso rivenditore di auto di lusso della zona, quindi proprio a Cingoli. Allora, non sono andato per l'auto di lusso, il marito che non mi ha più. Ok, quindi allora dobbiamo leggere il nostro territorio con i nostri occhi e con le nostre, possibilità. E allora riusciamo a leggere la realtà al contrario? Faccio un esempio, io mi sono sempre chiesto, ma perché i normanni, come dire, in tutti i posti in cui potevano andare hanno fatto più someni? E probabilmente abbiamo visto anche San Catale, perché c'è un quartiere che si chiama Santa Fara e probabilmente c'era lì un presidio normanno, perché Santa Fara era la santa normanna, diciamo. Quindi si diceva San Catale è stato fondato nel 600, ma probabilmente Sommeri, circondare, doveva esserci un presidio. Allora, cosa ci hanno visto? Sono un punto strategico in quest'area? Forse hanno visto molto di più ai loro occhi, insomma, nel tempo. Perché noi non riusciamo a vedere lo stesso? Okay? Perché la nostra periferia, abbiamo sempre fatto le battaglie perché non c'è una bella autostrada che ci porta da San Catato a Mussomeri. Io direi, ma sarebbe la nostra fortuna? Cioè, noi non potremmo leggere la realtà al contrario. Non è che c'è un pubblico, delle persone che cercano dei luoghi in cui c'è scarsa urbanizzazione, c'è un territorio incontaminato, ok? Allora, perché leggere il nostro territorio come è sempre stato detto? La capacità di leggerlo in maniera diversa. Leggiamolo al contrario. Possiamo fare diventare le nostre debolezze, diciamo, punti di forza? Questo è quello che dovremmo fare, scusami. Questo è quello che dovremmo fare. La chiudo qui. Anche noi abbiamo vissuto come San Catato. San Catato un po' è il cuore, è la chiave, è la porta d'ingresso di questo vallone. Però è molto importante che ci sia grotte, che ci sia. C'è quest'area che va verso il mare, ma che è sempre l'area interna. Intenderla come un unicum non è secondario, è assolutamente, direi, intelligente, perché non trovo un altro termine, ma ci capiamo, ok? È un territorio che ha vissuto la vicenda di un'agricoltura estensiva, ha vissuto la vicenda del latifondo, ha vissuto una comune esperienza di economia mineraria da recuperare, chi più chi meno. Allora è un territorio che ha qualcosa in comune. Allora, San Catato, abbiamo visto che poi è ancora imprenditoriale, in qualche modo c'è una piccola industria con grandi problemi, via di seguito, anche noi abbiamo visto crescere in maniera forte le presenze turistiche, il numero dei posti letto che sono aumentate e via di seguito. Un territorio probabilmente meno bello, meno affascinante di Mussomelio, di Valle Lungo, di altri centri nostri interni che hanno una propria fisionomia. Allora, probabilmente c'è un modo di, dobbiamo rivedere la nostra capacità di essere attrattivi e crederci degli altri. Una cosa non banale, posto che io ho fiducia in questo incontro, perché c'è un interlocutore di grande prestigio da cui vista scientifico. Avere una lettura del territorio non è banale, perché non è stata mai fatta. Cioè, gli interventi sono arrivati perché tutti sono state fatte delle analisi, ma come dire, piuttosto finalizzate a spendere soldi, ecco, non a pensare al territorio. Però la nostra realtà di comuni senza risorse, di comuni dissestati, noi siamo in procedura di equilibrio pluriennale per non dichiarare il dissesto, quindi sostanzialmente, e diciamo questa vicenda è condivisa purtroppo, quindi comuni senza risorse, comuni che si svuotano, che non sempre hanno una capacità di intervento, perché noi siamo una regione a statuto speciale, ma in cui i poteri pochissimi stanno in capo ai comuni, diciamo noi dipendiamo sulle funzioni più importanti, ok. È fattibile tutto questo? Cioè, era questa la domanda provocatoria, però ci hanno imposto in termini scientifici. E poi chi finanzia, diciamo, questa collaborazione con Nomisma? Come possiamo trovare il modo di realizzare insieme questo obiettivo? Non è una domanda banale, è la considerazione che tutti i comuni siamo sostanzialmente senza risorse. Okay?
più che dire chi finanzia, come troviamo insieme il modo per risolvere questo problema? Perché noi lo vogliamo risolvere. Per fare in modo che la cosa che è certamente utile diventi anche fattibile. Grazie. C'era buonasera a tutti, cercherò di essere brevissimo così diamo la possibilità ad altri che vorranno parlare con noi per fare delle considerazioni. Intanto, siccome ci siamo candidati, perché sono d'accordo con la prima parte dell'intervento del sindaco di San Cataldo, meno sulla seconda, non per fare polemiche, ma perché bisogna un sogno bisogna comunque percorrere, insomma, bisogna sognare. Se pensiamo che non riusciremo mai a trovare le risorse, a trovare la soluzione, ha poco senso continuare a mio avviso a amministrare il mio comune. Io sono sindaco di un comune molto piccolo, un comune di piccola provincia di Caltanissetta che si chiama Quirino Platani. Devo dire pure che conosco bene le Marche per via del lavoro che svolgo e stiamo parlando di realtà diverse rispetto alla nostra e quindi penso che bisogna sognare, ma non a occhi aperti, voglio dire, nel senso che non bisogna paragonare gli esiti o quelle zone là al nostro territorio. Vero è quello che dice l'assessore di Caltanissetta riguardo al territorio, alla bellezza del nostro territorio, questo è una cosa su cui lavorare. La mia considerazione che mi veniva subito in mente due o tre cose che potrebbero subito cercare di migliorare la vivibilità e la praticabilità del nostro territorio, che può essere sicuramente la riqualificazione urbana, perché siamo in territori dove non è specialmente le zone del centro storico dei nostri comuni, non è un bel vedere, insomma. E ultimamente insieme, in collaborazione con i Mussomeli tramite dei nostri concittadini che abitano all'estero, sono venute parecchie persone dall'estero ad acquistare case nei nostri territori. Mussomeli avrà fatto una sessantina di vendite, quindi credo che intervento da fare e cercare insomma di rendere appetibili i nostri comuni, i nostri territori. E con questo sviluppare la seconda considerazione è quella di sviluppare il turismo rurale, perché ci dobbiamo interrogare perché una persona che abita Esi dovrebbe venire a passare 15 giorni di vacanza nel mio comune o nel comune di San Cataldo piuttosto che a Mussomeli. Secondo me i due punti focali e iniziali per poter credere in questo progetto è questo. Chiaramente non posso non essere d'accordo, altrimenti non sarei qua, voglio dire, a cercare di migliorare la viabilità del mio comune e del nostro territorio. Grazie. Sindaco di Santa Caterina, posso dire che si userà, ma sai come ci mancherà intanto vi dico solo una cosa, volevo fare marketing territoriale per la regione che mi ha dato in Natale, era soltanto per farvi un esempio sul metodo, quindi non pensiamo che i risultati debbano essere, no, però quello è un metodo che ha portato a quei risultati, lo stesso metodo porterà ad altri risultati anche. Tanto mi abbraccio al discorso di introduzione che ha fatto il dottore relatore, no? Che lei parlava di un disegno di Stato, che è quello di destinare tutte le risorse per creare metropolitane e abbandonare i
paesi che sono periferici rispetto alle grandi città. E con questo si consuma il più grande vino del XX secolo, che ancora ci portiamo a due. C'è questa frammentazione identitaria, laddove l'Italia consisteva proprio nei piccoli centri, cioè questi centri periferici rispetto al cosmopolitismo della polis, che viene devastato. Viene devastato prima di tutto con un pendolo nelle infrastrutture. Se non abbiamo le strade, dobbiamo essere chiari, non abbiamo le strade, non abbiamo là questo desk di aria, è fondante qualora ci sia la infrastruttura che consente, quale veicolo di realizzazione di un progetto a fondamenti, altrimenti noi rischiamo di estinguerci. Allora, negli anni 60 il problema era il lavoro, si emigrava nonostante si poteva trovare qua nelle colture intensive, non solo producendo grano, perché abbiamo puntato tutti sul grano, non differenziando il nostro sistema agroalimentare, non ce ne paghiamo lo sconto, va bene? E si partiva in Belgio a lavorare nelle miniere del Belgio. A Santa Caterina avevamo alcune miniere che sono chiuse, come Mussolini, come del resto di tutto il conto della provincia di Caltanissetta, di cui parlava l'assessore precedentemente. Ebbene, allora si parlava di disoccupazione, tutti eravamo preoccupati perché dovevamo trovare un lavoro all'estero. Oggi abbiamo il terrore dell'estinzione, quindi rischiamo di scomparire. Scompare un patrimonio umano, assessore, non le rovine, le macerie di San Cucina o di Monte Castellazzo in Marianopoli o di Polizzello qua a Mussolini. Scompare l'identità di un popolo, di una cultura. E di questo devono rispondere i nostri rappresentanti politici all'alto livello. E questa è la verità. Cioè oggi noi ci aspettiamo il miracolo della comunità europea, ma questo miracolo ci può essere, ci credo, se non sarò qua, ringrazio il sindaco Giuseppe Catania per avermi invitato, con il quale già abbiamo dei discorsi iniziati, pregressi, in merito a questa vicenda. Però è chiaro che tutto quello che lei un momento fa spiegava ultimamente con grande senso di competenza, faccio i complimenti personali, trova giusta realizzazione se a compartecipare non è solo il presidente Michele Vincoia con la mano, ma deve essere il ministero, ma deve essere la politica, devono essere questi signori che mandiamo al Parlamento, perché devono far sì che queste popolazioni dell'entroterra non scompaiano, perché scompariremo, è una questione di tempo. Guardi, abbassiamo la nostra dignità al tal punto di spenderci per noi, e questo io non lo accetto, perché anche noi abbiamo un codice d'onore che non è il codice della mafia, è quello che ci hanno insegnato i nostri genitori, la famiglia, l'attaccamento alla terra. Io la casa di mia nonna non la vendo nemmeno per 100.000 euro, che sia chiaro, c'è l'impronta della mia famiglia, della mia origine, della mia cultura. E oggi noi guardiamo come Salvatore, chiunque viene da fuori per noi un Salvatore mistico, perché in realtà non è che noi siamo incapaci. No, ma noi ci hanno ucciso tre volte e continua questa uccisione togliendoci l'aria, perché mi scusi, Mussolini è un paese molto molto sviluppato dal punto di vista imprenditoriale, considerando che vive in un piccolo contesto rurale del centro di Sicilia, ma pensate se avesse avuto questa. Pensate se avessero avuto le strade. Io ho avuto il principe Alberto di Mora, con sua altezza serenissima, a Santa Caterina per un giorno. Lui è rimasto estasiato dai luoghi, dai panorami, dalle bellezze artistiche. Certo, per fortuna noi siamo vicino all'autostrada, quindi non soffriamo dell'isolamento che può avere Marianopoli, può avere Vallelunga, che sono ancora più internati. Ma signori miei,
lo sviluppo di un territorio, di un comune, non vale una messa, non vale niente se quest'area interna non trova spunti veri di sviluppo, che non possono prescindere da un potenziamento infrastrutturale che va dalle scuole alla viabilità, alle strutture sanitarie, alle strutture della formazione, anche quelle strutture sportive che spesso noi sindaci, caro Giuseppe, siamo costretti a mettere da parte perché mancano soldi. E dobbiamo fare i conti anche con la povertà dilagante. Quante bollette paghi in unità sanitaria? Penso molti più di me perché il suolo è più grande. Io li pago giornalmente. Ma è possibile questo? Allora, dottore, guarda, crediamoci in questo luce. Però, lei venendo, non so come è venuto, ma l'ho detto prima, no? Ha preso questo scorrimento per oggi, insomma, si è preso subito conto di quale realtà stiamo parlando, però cioè, qui non è una periferia di Mogadiscio. Questa è una periferia della civilissima Europa. Bene, allora Santa Caterina è a disposizione per questo progetto. Però ripeto, e questo è un appello che rivolgo al sindaco Catani e a tutti i colleghi presenti, non dobbiamo stare isolati, non si va da nessuna parte. Dobbiamo cominciare a vederci, magari al Castello di Mussolini. No, il primo Parlamento dopo le siciliane si insediò a Palazzo di Corvaia, a Taormina. Ebbene, sediamone uno qui a Mussolini, simbolicamente, che è il centro, il più bel castello del centro di Sicilia. Facciamolo pure. E tutti i sindaci del centro Sicilia facciano un parlamentino dei sindaci e tirino le orecchie a questi signori che ci hanno depredato, sia nella dignità, nell'onore e nel territorio. Va bene, io resto a disposizione. Grazie. Prego. Io ho un incontro con il vice sindaco di Valle Lunga. Buonasera, porto il saluto della mia amministrazione di Valle Lunga e credo che sia sempre un piacere discutere di problematiche del nostro territorio. Il mio comune è un comune che è il più estremo, che fa provincia con Palermo. Siamo a confine della provincia di Agrigento, siamo nel territorio di Caltanissetta. Io ci credo in questo progetto, ci credo perché finalmente qualcuno si è preso la briga di cominciare a discutere di un progetto strategico e io ho la disponibilità di aderire a questo progetto. Perché se prima non si fa il progetto non possiamo discutere di strategie. Facciamo le analisi del territorio, sappiamo tutti quali sono le analisi del territorio, e poi facciamo gli obiettivi. Ma per fare questo ci dobbiamo mettere assieme, perché sennò non possiamo discutere. Vedete, è contraddittorio quello che sto per dire, però purtroppo lo devo dire. La costruzione dell'autostrada Palermo-Catania ha danneggiato fortemente il nostro territorio, perché ci ha isolati, che una volta la strada statale 121 attraversava i nostri comuni e quindi c'era una possibilità di sviluppo. La costruzione dell'autostrada ci ha isolato perché passa. Con la caduta della bretella dell'autostrada si sono accorti i nostri produttori regionali che può essere possibile sviluppare la strada ferrata Palermo-Catania, strategica per il nostro territorio, perché quando è stata conquistata i nostri predecessori negli anni 1920-1930 hanno conquistato con delle lotte della strada ferrata che doveva servire per il trasporto delle nostre produzioni agricole. E se vedete le stazioni come sono uniformate, hanno tutto il piano di carico che devono servire per leggere regole e cibo leggere. Perché il nostro territorio è perfettamente allocato a leggere regole e
anche all'agroalimentare. Quindi mettere assieme un progetto, perché il nostro territorio ha una vocazione agricola artigianale, quindi l'analisi va fatta sul territorio, cosa può produrre, cosa produciamo oggi, e fare conoscere anche nelle nostre zone l'attività museale, perché ogni comune ha un museo piccolo, grande. Noi abbiamo un museo antropologico che è della sovrintendenza del bene culturale di Caltanissetta, che è favoloso, ma lo conoscono in pochi, perché non c'è questa aggregazione di comuni che mettono assieme i nostri itinerari per fare un progetto anche. Quindi gli obiettivi quali potrebbero essere? Agroalimentare, artigianato e attività museale, perché non ci sono altre risorse nel nostro territorio. Noi abbiamo a Vallelunga una bellissima realtà, sentivo che c'era il presidente dell'ESA, abbiamo una cantina sociale eccezionale, dismessa. Perché dismessa? Perché purtroppo una realtà privata, che si chiama Legaliano, che vive a 2 km da Vallelunga, e produce benissimo, è una delle realtà più economiche della Sicilia, esporta all'estero, quindi non è solo la strada, perché anche loro hanno un cambio di strada, però producono e esportano anche all'estero, con molte difficoltà. Noi abbiamo lavorato anche, grazie al sindaco di Mussolini, Giuseppe Catania, abbiamo presentato nei nostri consigli comunali le variazioni delle strade da provinciali a nazionale, la classificazione abbiamo chiesto, da provinciale a nazionale, che ci andrebbero a collegare a scorrimento veloce Caltanissetta, Palermo, Agrigento e l'autostrada per la Catania, che va da Acquaviva a Sutera, a Mussomeli, a Villalba e a Vallelunga, andando verso l'autostrada. Questa è la scommessa da portare avanti, perché se noi riusciamo assieme al progetto, lavorare assieme tutti come comuni, perché se ci mettiamo assieme a lavorare sulla insistenza di realizzare la viabilità, perché nessuno ci viene a cercare se la realizza o non la realizza, sta a noi fare delle battaglie per riconoscere la viabilità, non riconoscere, fare in modo che vengano inserite nel piano nazionale le nostre strade, perché purtroppo, carissimo dottore, se non c'è un giorno di procedure non c'è più. Poi dobbiamo mettere assieme le infrastrutture, dobbiamo mettere assieme un progetto strategico sul territorio, e io ci credo, perché noi produciamo delle eccellenze ottime, l'oliva, delle mandorle, del vino, pomodoro seccagno di Villalba, delle lenticchie di Villalba, abbiamo delle grosse eccellenze che messe assieme a livello mondiale possiamo sicuramente esportare i nostri prodotti, perché purtroppo a volte mi sono trovato a Bologna, a Milano, commerciali, vedo le lenticchie di Villalba, il pomodoro di Villalba, l'olio d'oliva di Vallelunga, non riusciamo a produrre un prodotto che possa trovare sicuramente accoglienza in un progetto strategico del territorio. Grazie. Grazie sindaco, Rino Vitanza, sindaco di Campofranco da 8 mesi circa. Campofranco, salto i ringraziamenti, andiamo per acquisire. Campofranco, perché sto facendo questa premessa? Campofranco è un paese relativamente giovane, nasce nel 1573, 1000 anni dopo la nascita di Mussomeli, da cui dipendiamo storicamente, quindi siamo nati perché storicamente appunto i baroni di Mussomeli, per vicissitudini interne vostre, sono nel nostro territorio. Campofranco è quel paese che si accennava poco fa, dove un paese ex industrializzato, dove c'era la Montecatini, dove c'era la miniera Corso Gisi, i
picco ex industrializzato, perché non abbiamo negli anni passati saputo approfittare della già conosciuta fine di quelle attività che davano lavoro a tante persone. Io vorrei fare un appello, e lo faccio a me stesso, e invito a farlo tutti voi. Il sindaco di Campofranco deve finirla di piangersi addosso, perché noi in tutte le riunioni, Giuseppe, che abbiamo partecipato a tutti gli incontri, parliamo giustamente, mancano le strade, manca questo, manca questo. Qualsiasi cosa manchi, sembra una cosa negativa, e allora io mi chiedo, che dobbiamo fare? Perché se io devo prendere, sindaco, una decisione per il mio comune, per me stesso, dopo aver sentito le giuste rimostranze di chi mi ha preceduto, io dico, niente, lasciamo perdere tutto, chi verrà dopo di me piangerà ancora, e quindi tutti i sindaci, tutti gli amministratori che si succederanno a quelli che attualmente siamo, continueremo sempre così. Quindi lo dico a me stesso in maniera molto serena e affettuosa, finiamo la piangerci addosso, con tutte le motivazioni positive che stiamo evidenziando. Progetto utile, io dico che è un progetto indispensabile. Abbiamo fame, i nostri territori hanno fame. Campofranco è un paese di 3.000 abitanti, e quando dico 3.000 è per sentirmi grande, perché se poi andiamo a quest'ora, al di là del tempo, nel mio comune non troviamo nessuno. Non troviamo nessuno, ma non tanto perché la gente non esce di casa, perché livello natalità, mortalità, stranamente siamo in controtendenza, quasi siamo lì, ma quanto la gente che va. E allora, temi prioritari, facciamo un'analisi ognuno del nostro territorio. Io come amministrazione, come comune, ho avuto negli ultimi 5-6 mesi una immigrazione di 50 giovani, e sapete dove? Tutti a fare supplenze dividendo di scuola, per carità. Voglio dire, c'è questa mentalità pure da rivoluzionare. Il posto fisso che Cozzalone diceva nel suo film, però non posso fare una colpa a chi tenta questa strada, perché è questa, è forse l'unica al momento attività dell'emigrazione che può dare un futuro. Però di contro dico pure, quel giovane che con tutte le problematiche del caso, che va, e ripeto, parliamo di una cosa temporanea, perché io in estate me le ritroverò questi amici o figli di amici che sono andati, e devo sperare che se ne vadano di nuovo? Probabilmente sì, sentendo quello che stiamo dicendo, perché preferire, essendo l'unica motivazione, 1.200-1.300 euro lorde, li chiamo io, perché spese, e quando i genitori mi dicono sì, è lì, però, detto in siciliano, ci mando le soldi io, integro le spese che hanno lì, questo deve farci riflettere un po' tutti. E allora, progetto utile, indispensabile, dico, perché qualsiasi cosa ci sia in cantiere è benvenuta, è ben accetta. Temi prioritari, penso, come mi anticipava qualcuno prima, vediamo i territori che cosa hanno bisogno, qual è la popolazione che dobbiamo andare a intercettare. È una cosa che forse potrà sembrare di non collaborazione, assolutamente. Ho visto all'inizio, ma già che lo sapevo, la slide dei comuni, ecco. Perché ho iniziato dicendo che Campofranco ha 3.000 abitanti. Campofranco è un piccolissimo quartiere di Caltanissetta, un piccolo quartiere di San Cataldo. Mi spingo oltre, è anche un quartiere di Mussomeli, potrebbe essere. Ecco, e allora perché sto dicendo questo? A livello di interventi è utile che, per le finalità che vogliamo ottenere, è utile che Campofranco si
Capofranco per dire gli altri paesi ancora forse più piccoli. Cioè Capofranco ha la stessa esigenza di Caltanissetta per determinate argomentazioni, sicuramente sì, di San Cataldo. Per altre, dico, conviene che Campofranco vada insieme a Caltanissetta, cerco di farmi capire per quale situazione sto dicendo, oppure stringersi Campofranco con una territorialità uguale, dove verrebbe meno anche quell'esigenza che diceva il collega di Santa Caterina, che giustamente ci divide una distanza siderale. No, sì, anche se devo dire a differenza forse degli altri paesi, Campofranco è più avvantaggiata perché è a 700 metri dalla scorrimento veloce di Agrigento Palermo, però significa venire a Caltanissetta, andare le strade, le sappiamo, sì, quello giusto. Quindi io questo volevo portare anche come elemento di discussione all'iniziativa che stiamo facendo. È conveniente fare un tutt'uno con tutte le problematiche che abbiamo evidenziato, oppure è conveniente, ma non ad excludendum, ecco, ma proprio per cercare di essere qualcuno dicevo qua di distretti, ecco, essere quei comuni, magari vicinori, che bene o male hanno le stesse esigenze o le stesse peculiarità anche positive, che potrebbero fare superare quelle negatività di viabilità o di popolazione, perché se ci può unire con il centro più grande un'esperienza culturale, con le dovute chiare proporzioni, magari non ci può unire, o meglio, non sarebbe opportuno che ci unisse un'altra cosa che potrebbe allontanarci. Solo questo come elemento di discussione. Poi per la disponibilità, sì, devo usare, ci conosciamo la vecchia data, e non solo ti dico di essere un soggetto, il sindaco di Capofranco, passivo, nel senso che aspetta quello che fanno gli altri, che propongono gli altri. Tienimi in considerazione di essere a fianco di tutti i colleghi per portare avanti questa iniziativa. Grazie. Grazie. Ricordo, andiamo all'ESA, ora però i tecnici dell'ESA. Allora, Antonio, io vi chiedo solo però una nota metodologica, perché altrimenti non riusciamo a tirare le dita. Quindi interventi di 3 minuti ciascuno, non tale da dare, intanto la possibilità a tutti coloro che vogliono parlare e al tempo stesso avere il tempo di chiudere. Antonio Bufalino, ESA, Caltanissetta. Il sindaco, l'assessore mi hanno delegato. Era per salutarli, no? Io sono stato 12 anni assessore del comune, quindi poco fa così commentavo con la squadra formatore, quando noi siamo stati esclusi dalla rete, abbiamo uscito con un articolo di questa cosa non ne sapeva nessuno. Purtroppo questo territorio manca di una rappresentanza politica a livello regionale e a livello nazionale. Noi qua rischiamo una desertificazione umana, come i sindaci hanno ben definito, ma rischiamo anche una desertificazione del territorio. C'è l'abbandono, i giovani che se ne vanno, possiamo mettere in rete un po' quello che vogliamo, ma nel Monte d'Oro ci sono 1600 abitanti, 50 dei 60 anni a salire, penso che tra 15 anni non avremo di cosa parlare. Una cosa che mi ha stupito negli ultimi anni a Mondadoro, vi dico qual è, che quando io ero assessore abbiamo realizzato, cioè abbiamo progettato Mondadoro, infatti dove c'è l'osservatorio astronomico e planetario, cioè quel posto che è stato fatto gratis, c'era gli assessori, ho messo i mezzi del mese a disposizione, è costato 2.700.000 euro. La forestale di Cartolepiano, abbiamo fatto anche un albergo comunale. I primi anni non andava bene, poi c'è una famiglia oriunda di il marito era di Mirena in Monte d'Oro, che sono presi in gestione, loro gestiscono degli alberghi, dei B&B nella zona del sud della Francia e hanno a che fare con i russi. Io vi posso garantire che questo albergo è sempre pieno. Sono
sono 250 posti letto tra albergo e B&B che ci sono a Monteloro e sono quasi sempre pieni. Perché il segreto proprio, noi abbiamo bisogno di internazionalizzare non solo le produzioni ma il nostro territorio. Perché quando un russo viene a Monteloro non gli frega niente, sta venendo in Sicilia. Ora, se noi siamo nelle condizioni di fare, offrire un pacchetto di queste risorse e internazionalizziamo questo nostro territorio, e quindi dire, mettiamo a disposizione globale tutto quello che noi abbiamo. Dopodiché, per quanto riguarda i settori produttivi, vero è che a Valle Lunghe c'è poco, voglio dire, manca l'associazionismo. Dove è possibile è bene farlo, dove non è possibile, questi turisti, noi dobbiamo fare consumare le produzioni nel nostro territorio. Dopodiché, per produzioni più ampie, l'abbiamo sempre detto, sarebbe opportuno realizzare una struttura, un polo logistico, non solo materiale, voglio dire, di stoccaggio, ma anche per la vendita online. Voglio dire, queste amministrazioni dovrebbero fare sinergia e mettere a disposizione i servizi anche virtuali, voglio dire, fare una piattaforma di vendita online, realizzando un marchio ben identificato, non è la fine del mondo. E poi c'è, concordo anche con il sindaco di Santa Caterina, abbiamo fatto tante battaglie nel tempo, cioè voglio dire, in base di programmazione di interventi comunitari, che le somme ci sono, se questo territorio non è rappresentato dalla politica, sarebbe opportuno che questo territorio organizzato faccia valere le prerogative in base di programmazione a livello regionale, a livello nazionale, ed evitare di essere esclusa nelle aree internazionali, quando forse siamo una delle poche aree interne che realmente vivono questa dimensione. Grazie. Grazie. Lillo Santo, ESA, componente del Consiglio di Amministrazione di Roma. Buonasera a tutti, grazie a Antonio che è il nostro responsabile provinciale, ma volutamente parlato di altri elementi che non già distinguono, diciamo, un po' questo territorio. Anch'io voglio dare un piccolo contributo, anche perché, diciamo, Giuseppe, a cui va il plauso, diciamo, un po' di aver organizzato questo incontro, e che dalle voci che già si sono sentite, diciamo, credo che il plauso lo ha tutti, nel senso dell'accoglienza, diciamo, un po' di questo progettualità, di questa idea, progetto che si può portare avanti. ESA, al di là di quello che si sta sentendo dire in questi giorni nel governo regionale, perché il presidente Musumeci, dall'alto della sua visione partitica e politica, vuole sopprimere, diciamo, l'ente ESA. Stiamo avendo delle discussioni all'interno, voglio dare un'informazione, all'interno della Giunta, del Governo e dell'Assemblea, per cui lui potrà sopprimere l'ESA, ma non potrà sopprimere alcuni servizi essenziali dell'ESA. Per cui noi abbiamo lavorato allacremente con Antonio e altri amici nel salvaguardare quelli che sono gli aspetti, diciamo, dei servizi allo sviluppo che l'ESA ha come patrimonio sin dal 1973. Quindi i servizi di assistenza tecnica, sto parlando di questo, ed è di questo solo che voglio parlare in questa sede, perché noi come ESA potremmo essere a servizio di questa progettualità, diciamo, a servizio dell'agroalimentare e di tutto quello che si può sviluppare in questi territori. Devo dire, ad onore del vero, che Antonio e altri amici funzionari è da tempo che stanno lavorando in questo territorio. Vi posso dire che intanto in questo territorio esiste un'azienda di proprietà nostra di circa 15 ettari dove facciamo sperimentazione dei grani antichi, abbiamo fatto sperimentazione anche di lenticchie, ceci e altre varietà di legumi. Sono fatti, diciamo, sperimentazione per quanto riguarda erbe aromatiche. Abbiamo la cantina di Valle Lunga che il sindaco poco fa accennava e che noi mettiamo a disposizione di questo progetto per vedere cosa ne dobbiamo fare. Un'idea ce l'abbiamo, noi come ESA,
perché con Antonio si sono fatte tantissime sperimentazioni per quanto riguarda la birra artigianale. Voi sapete che c'è la produzione di orzo, di lupolo, di altre situazioni, per cui abbiamo fatto già della sperimentazione, quindi non sarebbe male se domani questo progetto potesse comprendere un'idea per quanto riguarda la birra artigianale di questo territorio. Quindi eventualmente noi lo metteremo, come dire, a disposizione, così come potremmo mettere a disposizione altri luoghi. Ricordami quello che c'è alla, a Caltanissetta. Uno sperimento però c'è il Capannone dell'Esa. No, a parte il Capannone dell'Esa, quello che abbiamo a Sirmi. Borgo Petini. Borgo Petini, che fa parte della convenzione di Caltanissetta, per cui diciamo anche quello, se sarà necessario e se c'è un'idea strategica che il piano comprenderà, lo metteremo a disposizione. Non lo dico perché sono qua, ma perché ho già stamattina interloquito con il presidente dell'ESA, perché ho detto che c'è questa situazione, per cui noi andiamo avanti su lui. Quindi tutto quello che c'è in questo territorio, se serve al territorio, lo mettiamo a disposizione. Quindi noi come strumento, diciamo, di servizio a quello che domani farà questo progetto del territorio, noi siamo, come dire, disponibili, siamo presenti, perché potremmo dare una grande mano d'aiuto a quella che è l'agricoltura, l'agroalimentare, e non solo, come dire, grano o legumi, ma tutto quello che insiste nei vari territori. Quindi parlo di olio, parlo di vigneti, che sono territori, come qualcuno citava, dei grotti e ragalmoni, che hanno delle culture estensive, per cui anche lì, come dire, l'assistenza tecnica andrebbe. Sul problema dell'acqua potremmo dare anche noi qualche elemento di aiuto, perché come voi sapete noi siamo stati costruttori delle dighe, non lo siamo più, le dighe sono passate alla regione, ma abbiamo i tecnici competenti per poter fare un progetto sull'acqua, per esempio. Quindi avere la possibilità di dialogare con questi tecnici per vedere, in base alle esigenze che hanno i territori, cosa si può fare. Quindi anche questo, potremmo interrogare i nostri tecnici sul problema dell'acqua, come aiutare anche il territorio in questo senso. E poi ci sono altre cose che potremmo, hai citato tu, il discorso della SICA, che è la stazione sperimentale che aderirà a questo marco, a questo progetto. Ho parlato con Zallari stamattina, è ben lieto. Questo significa che insieme all'ESA si può fare ricerca applicata. In maniera molto chiara, io non credo alle università siciliane, perché hanno fatto flop fino adesso, hanno stampato su un libro, con giù della regione e via. Invece qua bisogna fare cose serie, e la SICA ha fatto dal 1901 cose serie in Italia, sul pomodoro, sul prosciutto, sul parmigiano, sul pesce, sulle carni, sui grani antichi, su tutto quello che è necessario. Per cui io credo che sia l'entità giusta per poter realmente aiutare questo territorio. Quindi se noi, come ho detto, lo coinvolgiamo sin dal nascere di questo progetto, domani tutti i progetti di ricerca che possono nascere in questo territorio a valere sulle produzioni che interessano il territorio stesso, io credo che avremo una grande mano d'aiuto e una grande mano di esperienza e di professionalità. Grazie. Come si può fare questo? Un contributo al progetto può essere quello di
di incominciare a pensare a momenti aggregativi, a protocolli di produzione, in modo che noi abbiamo dei prodotti che diventano diversi da tutto il confronto con la concorrenza. E da lì dobbiamo incominciare con questo lancio iniziale verso la diversificazione dei nostri prodotti nei confronti del mercato, e poi da lì incominciare a collegare quello che potrebbe essere una valorizzazione del territorio in termini di turistici, in termini poi anche infrastrutturali. Sicuramente lì in questo progetto, diceva bene Lito, noi abbiamo una credenza che è quella delle acque, quindi anche qui bisogna cominciare a pensare a utilizzare i fondi nell'ambito della comunità economica europea per fare questo tipo di infrastrutture, e lì associare pure territori comuni, creare quelle infrastrutture e poi la distribuzione di queste acque. Poi ci sono i comuni che possono anche pensare al progetto di finanziamento, qualche altra cosa di diverso, comunque bisogna partire da questo. Grazie. Però abbiamo il tempo per gli ultimi due interventi, quindi Camera di Commercio di Agrigento. Presidente. No, no, vabbè, questa prima fase si serve, poi sarà modo di incontrarci ancora e di programmare. Cerchiamo di essere brevissimo, soltanto sono Giuseppe Virgilio, sono segretario della Camera di Commercio di Agrigento. Volevo innanzitutto congratularmi perché non era per niente scontato riuscire a organizzare a un strumento di questo genere e di comprendere la scelta di Numisma, che è una società accreditata a livello internazionale come eccellenza della nostra nazione. Io in questi giorni che in commenti elettorali sentivo alcuni giornalisti del Corriere della Sera Quattato dire che tutti hanno votato 5 Stelle soltanto perché vogliono il reddito di cittadinanza. La cosa che ha fatto investire, perché io penso che se c'è stato un voto di protesta non è stato perché si cerca di avere qualcosa, ma quello che si cerca sono le opportunità di crescere, le opportunità di investire, le opportunità di poter dire anche la nostra e non essere penalizzati da contare le scelte anche politiche, ma non solo, che possono, che sono anche di logiche internazionali che ci potrebbero penalizzare. Però sta a indicare un modo di limitare, cercare di limitare i trasferimenti di infrastrutture. E quindi se il Sud, semplicemente noi che siamo in Sicilia, non riusciamo a essere noi autori dello sviluppo, non possiamo sperare che gli altri ci organizzino piani di sviluppo. Noi possiamo chiedere il supporto scientifico, economico, di dare un salto di qualità sotto il profilo dell'approccio, però se non siamo noi a crederci e ad essere gli autori dello sviluppo e a mettere a sistema tutte le risorse e le energie che ci sono, difficilmente potremo avere una speranza di un futuro. Le indagini di Istat e le proiezioni danno che in Sicilia probabilmente tra 30 e 40 anni ci sarà un quarto di popolazione in meno. Perché? Perché l'alta velocità si ferma a Salerno, non dire a Napoli, o addirittura a Roma e quant'altro. Per ingrandire questo processo occorre in questo che si ci crederci, e se non ci crediamo noi altri non ci crederanno. Come Camera di Commercio chiaramente siamo presenti, lo siamo sia da Agrigento sia anche i colleghi di Caltanissetta. Metto a disposizione tu e Giuseppe, di tutti coloro che hanno bisogno di Numisma, tutti i dati che possiamo disporre, quindi tutti i dati sulla consistenza delle imprese, sull'occupazione e quant'altro, se mi date, mi mandi magari la radiografia dei comuni che sono interessati, anche dell'area Caltanissetta, per il metto a disposizione, spero anche la prossima settimana stessa. E come sistema camerale offriamo dei servizi online agli imprenditori, dal cassetto dell'imprenditore che consente all'imprenditore di conoscere la propria posizione direttamente anche dallo smartphone, sul registro delle imprese, sulla fatturazione elettronica, già la messa a disposizione gratuita da un imprenditore sulla fatturazione elettronica, cioè le fatture che vanno alle pubbliche amministrazioni, quindi oggi possono essere anche tra soggetti privati, a un valore stimato anche superiore a quello dello stesso piccolo diritto annuale che annualmente l'imprenditore versa, che è di 50 euro per intenderci. E ci sono tanti altri servizi che sono offerti direttamente online anche gratuitamente. Abbiamo fatto dei percorsi di formazione sulle eccellenze digitali
per aiutare e accompagnare gli imprenditori a comprendere le opportunità che i sistemi digitali oggi offrono in termini di consumo prodotto, di geolocalizzazione, di strategie di marketing aziendale e quant'altro. E questo non deve farci sentire esclusi da un processo di sviluppo, perché è vero che venire qua può avere problemi per strade, il dottore lo ha visto e probabilmente non c'era abituato, sarà pure rimasto sconcertato. Però è anche vero che se noi consideriamo che il mondo è grande e che nel mondo le realtà, quindi le ottiche possono essere completamente diverse dalla nostra, per un imprenditore cinese spostare 25 ore di un autobus sono niente, perché le distanze sono tali che non si spaventa a venire a Melanopoli, non si spaventa a venire a Mussumeli, non si spaventa a venire anche a Quattrotte, anche se è distante. Perché se noi gli diamo un motivo per venire, non sarà la distanza o la difficoltà logistica a limitarlo. Dobbiamo offrire un prodotto che non può essere soltanto aziendale, deve essere un prodotto di ristretto di territorio. E qui ci dobbiamo credere tutti, e forse questo può essere il valore aggiunto, e il merito di Giuseppe e anche di tutti voi che siete qua a discutere insieme, è questo il tentativo di fare sistema sul nostro modo di poter concepire il futuro. Grazie. Dopodiché, avvocato, proviamo a presentare sintesi su questo percorso, anche chiaramente ragioniamo in termini comuni. Certo. Io più che altro un saluto perché mi sono perso la presentazione, che dalla nebbia era come se stessimo al nord, ma le strade erano le nostre, non possiamo assolutamente La scommessa è rendere visibile questa Europa, perché il dramma è che si parla tanto di finanziamenti comunitari, però se noi parliamo con l'imprenditore sotto casa o con barista o con la famiglia che ha gli immobili storici, come ricordava il sindaco, che si stanno distruggendo perché magari le scelte urbanistiche hanno portato il paese di espansione altrove o perché c'è l'immigrazione, dell'Europa non sa che farsene o non sa come si fa Europa. E allora, siccome questi incontri noi ne facciamo tanti, il rischio poi di questi incontri è che si dice è possibile intervenire nel ristrutturare il centro storico, è possibile rinnovare, è possibile fare tanto, però poi come concretamente si fa, come ci si può aggregare insieme pubblico e privato diventa difficilissimo. E allora la prima cosa da fare è avere chiaro un progetto di sviluppo strategico. Oggi per esempio abbiamo parlato delle strade. Un'idea potrebbe essere quella di costituire un comitato dei sindaci dell'area interna, perché adesso con il raddoppio della 640 e con l'intervento che sta facendo della 189 diventa importante collegare la 189 con la 640 piuttosto che arrivare alla dirigente e prenderla. Quindi una strada importante, un'infrastruttura viaria importante che mettesse il valore nelle condizioni di arrivare immediatamente a Catania, così come lo sta mettendo, così come i paesi dell'area più interna arrivare nella 189, potrebbe essere un test per far capire se siamo nelle condizioni di portare questa forza di rappresentanza del territorio di interessi e per ottenere un importante finanziamento che richiede uno sforzo economico fondamentale. E poi sono due le questioni. Io sono pure allarmato, e ricordo l'intervento che ha fatto il sindaco di Santa Caterina, l'ho sentito fare a un dirigente politico di Caltabellotto, che è un importantissimo storico, la pace di Caltabellotto, e lo diceva, ho detto su di me la responsabilità di vedere estinguere il mio paese, che è una storia millenaria, nell'arco di una cinquantina d'anni, perché
le giovani coppie preferiscono prendersi una bella villetta sciacca e là si fanno un piano di climatizzazione piuttosto che ristrutturare una casa di pietra, umida, fredda, lungo un solo. Quindi bisogna avere una strategia che non può che passare su tutto, partire dal turismo, ma è chiaro che noi abbiamo un esempio molto importante che è Favara. Favara, il centro storico, era, come gli altri centri storici del nostro paese, abbandonato addirittura, purtroppo, era salito agli onori della cronaca per un crollo che aveva fatto delle vittime dei bambini. Ebbene, è stato un imprenditore, un uomo di cultura, un mecenate, che ha investito fondi propri, senza zero, risorse pubbliche, e lì ha innescato un volano. Quindi non è vero che non ci sono, non c'è cultura imprenditoriale da noi, cioè non è vero che proprio i nostri paesi si svuotano per l'immigrazione, ma anche perché non c'è nessuno per ristrutturare, per creare alberghi. Allora, l'esempio di Favara, per cui da lì molti hanno cominciato a costruire, addirittura ci sono, diciamo, locali avventistici, ci sono spa dentro palazzi del centro storico di Favara. E allora bisogna innanzitutto, secondo me, lavorare sul marketing, come dicevo, quindi rendere appetibile il nostro territorio, rendendolo visibile, e lì si può lavorare di sinergia con le camere di commercio e con i comuni, e sperare che questo possa innescare un circuito virtuoso per cui, come è accaduto a Favara, si ritorna a investire nei centri storici, perché noi, per esempio, nel nostro comune stiamo investendo in una piccola riqualificazione di piazze, però se in quelle piazze si affacciano palazzi di privati che sono fatiscenti, non l'abbiamo fatto noi. Quindi iniziamo bene, innanzitutto vedersi e scambiarsi i problemi e anche le ambizioni, le visioni, è sempre positivo, e quindi mi auguro di poter partecipare alla Trincoppa insieme a tutti. Poi mi scuso perché sul progetto, agli esiti dovrò andarci di persona. Grazie signor Presidente. Alla fase conclusiva, questa inversione di tendenza da dove è arrivata? È arrivata dal territorio, è arrivata dagli autoctoni, non è arrivata da fuori, perché a Favara c'è una bellissima esperienza di un investimento fatto da uno che viene da fuori. Se vogliamo fare questo, secondo me andiamo poco lontano. In realtà dobbiamo dare una strategia a questo territorio per dare delle vitamine a coloro che devono generare una inversione di tendenza e generare quel circolo virtuoso che fa sì che tutti i vari aspetti della società, i corpi intermedi, gli imprenditori, sotto la guida strategica degli enti locali, perché quello deve fare gli enti locali, e dare una strategia, possa invertire la tendenza, perché la Maremma non è, stata beneficiata da chissà quale intervento pubblico, da chissà quale intervento esterno. Si sono rimboccati le mani. Hanno fatto di quelle che erano le loro debolezze una loro forza. Le strade non ci sono, anche adesso sono migliorate un pochino, ma non ci sono. Eppure si può fare. Non so se avete letto sui giornali, domenica scorsa c'è stata una gara sulle strade bianche, una gara ciclistica che ha visto tutti i protagonisti mondiali che si sono dati, con migliaia e migliaia di persone che sono andate a vedere. Se c'erano le strade, probabilmente non c'era questa curiosità. L'eroica è un'altra gara che viene fatta. Cioè, c'è la possibilità di prendere degli esempi, anche di buone pratiche, da dove sono state fatte, di territori simili. Chiaro che non è una ricetta che va bene ovunque, però io vivo la Sicilia da siciliano adottivo, no? Perché vivo a Palermo, e quindi ho la possibilità di vedere con gli occhi dello straniero, comunque dell'esterno, quello che avviene in questa regione. Voi siete seduti su una miniera d'oro e non ve ne rendete conto. Ci sono popolazioni a noi vicine che amano il turismo verde, che amano la natura, che amano
tradizione, Belgio, Olanda, Lussemburgo, tanto per dirne qualcuno. C'è soltanto la necessità di far capire che siamo un sistema, che facciamo un sistema, che abbiamo un brand, che siamo riconosciuti, che abbiamo un nome. Perché io quando ho chiesto al sindaco, ma possiamo identificare con un nome il territorio? Ma sì, forse sì, il pallone, no, ma insomma non è tutto, però... Cioè, dobbiamo fare uno sforzo, tutti quanti deve venire dal basso lo sforzo, non deve venire dal centro, da Nomis. Nomis, ma deve guidare il percorso se volete, perché lo sa fare. Perché lo fa per le grandi città, ma lo fa anche per le realtà, come vedete, delle aree interne. Ma se non c'è la volontà da parte del territorio, se non ci sono i corpi intermedi, se non ci sono le organizzazioni che rappresentano il territorio concordi con questo processo di risveglio e anche di strategia. I normanni, qualcuno ha evocato i normanni, i normanni avevano una strategia, avevano anche un'idea di buona amministrazione. Ecco, noi dobbiamo tornare ad avere una visione, guardare avanti, guardare avanti. Noi, e vado alla conclusione perché purtroppo ci parte un aereo, siamo in movimento, vi dico come intenderemo organizzarci. Per raggiungere l'obiettivo dobbiamo naturalmente cercare di avere un input formale da parte vostra, da parte di chi ci può stare. Prima arriva, prima riusciamo a partire con quell'attività prodromica alla definizione del piano di area che è necessario dotarsi. È evidente che se noi avessimo da parte vostra un input di massima entro Pasqua, noi potremmo avviare questo procedimento entro l'anno. Perché guardate, dotarsi di un piano d'area è una importantissima ottiene dei riconoscimenti non soltanto dall'Europa per quanto riguarda i fondi diretti, perché rappresentano i piani di strategia di area una precondizione per ottenere i finanziamenti, e noi non si ottengono perché non abbiamo le precondizioni. Andiamo con dei progetti che teniamo nel cassetto e vediamo se va bene o non va bene. Invece avere una strategia significa che in quel territorio ci sono delle persone, degli amministratori che hanno una visione e che quindi è giusto finanziare. Ma questo avviene anche per gli imprenditori. Se io sono in un territorio dove so che c'è una strategia, so dove mi portano, sono disponibile a investire. Per le banche, vedo qui la presenza di colleghi delle banche locali, anche loro hanno naturalmente tutto l'interesse a investire là dove c'è una strategia. Se io voglio fare la nanotecnologia da Calmuto, probabilmente non avrò la possibilità di ottenere grandi finanziamenti, ci metto i soldi miei, poi se fallisco sarà un problema. Ma se io in realtà faccio un investimento su un'operazione che è all'interno di una cornice dove gli stakeholder locali hanno indicato questo tipo di priorità, forse avrò la possibilità di trovare anche soci, partner, investitori e le banche che mi vengono dietro, perché faccio parte, metto un tassello rispetto a quello che è la progettazione che ci siamo dati tutti insieme. Quando qualcuno dice voglio forse separarmi dalla presenza di comuni più grossi di me perché posso essere fagocitato, è vero, esatto il contrario, dobbiamo fare un lavoro di aggregazione. Abbiamo superato il concetto delle province perché un mio concittadino ha ritenuto che questo fosse la necessità e la priorità per rispondere. Ma in realtà dobbiamo coordinare comunque dei territori che da soli sono scarsamente rappresentativi, non catalizzano dei investimenti né pubblici né privati. Se vogliamo marginalizzarci possiamo fare tranquillamente quell'altra strada. Noi in realtà cosa ci aspettiamo da voi? Perché siamo noi che ci aspettiamo qualcosa da voi. Un grande senso di protagonismo in questo tipo di attività. Non esiste una ricetta che possa venire da fuori, né da Bologna, né da Firenze, né da Palermo, non può venire da fuori, deve venire da voi, perché conoscete il vostro territorio. Noi sappiamo come riuscire a fare in modo che le vostre idee possono essere ricondotte a sistema,
perché quello è il nostro lavoro. Ma le idee devono venire dal territorio. Non ci può venire la parola che è il dottor Mercatini a dire cosa dobbiamo fare nel nostro territorio. Non è possibile. E quindi vorremmo che il territorio si sentisse molto partecipe di questo tipo di iniziative. Io credo che dal punto di vista operativo potremmo considerare, se siete d'accordo, io vengo da posti dove il campanile è un problema, però non ce lo possiamo più permettere né in Toscana né in Sicilia il campanile. Dobbiamo eleggere un capoclasse che faccia un pochino la mia energia, che credo, visto che ha avviato questo processo, possa essere il sindaco di Mussomelli. Ma in realtà è per evitare che ci siano interlocuzioni con 20 soggetti diversi e che disperdiamo tempo e anche informazioni. Quindi dobbiamo cercare di organizzarci, anche questo processo di organizzazione è importante. Quindi dobbiamo leggere una sorta di capoclasse che in questa fase faccia da catalizzatore. Poi siete voi a decidere di fare, ma l'importante è che ce ne sia uno. Questo ci consente a noi di fare un calendario. Una volta che abbiamo avuto l'input positivo per andare avanti, vi faremo avere un calendario delle nostre presenze, perché dovremo fare tante cose. Dovremo ragionare insieme, dovremo cercare di arrivare a dei risultati attraverso una serie di confronti con quelli che sono le realtà economiche, le realtà politiche, le realtà sociali, associative, corpi intermedi e quant'altro. E quindi abbiamo bisogno di tempo perché vorremmo traguardare i 6 mesi. Noi abbiamo l'ambizione di partire e chiudere questi piani in un tempo che consenta poi, nell'arco della legislatura dei sindaci, ma anche di quello che è la sopportazione, la tolleranza dell'elettorato, perché non si può dire una cosa e poi non si fa, bisogna dirgliela e farla, perché le promesse poi vanno mantenute. Noi non abbiamo il libro dei sogni, noi diamo una sorta di copione che deve essere recitato da tutti i soggetti. E se viene recitato da tutti i soggetti, otteniamo dei risultati. Subito. Per i politici c'è la possibilità anche di dare un input sulla campagna elettorale, ma poi diamo la credibilità anche all'Europa, che ci può dare quelle risorse che servono per realizzare molti di quei progetti che andremo a vedere, a essere attuati. Poi sostanzialmente non è che possiamo disperdere le risorse, la spendere più, intesa come mirare le risorse disponibili per quelle cose che servono al territorio, è necessario prima di chiedersi quali sono le cose che servono al territorio. Vado a chiudere per dire che noi dobbiamo cercare, e vorrei che questo sia chiaro, che Nomisma non appaia come un qualcosa che porta ricette e soluzioni che vengono date dall'altro, è l'esatto contrario. Noi vogliamo essere quelli che mettono a sistema e presentano alla adesione dei territori che hanno aderito un'idea progettuale strategica di un territorio che è arrivata dal territorio stesso. Questo è l'unico modo che avremo per riuscire a tentare un'inversione di rotta che credo sia utile, necessaria e anche possibile se tutti premiamo nella stessa direzione. Avremo delle difficoltà ovviamente se qualcuno pensa di avere ricette diverse o voglia fare, come diceva prima dottor Mercatini, una sorta di pillola che va bene per tutti. Facciamo un'altra. No, cerchiamo di guardare a quello che è il nostro territorio e di capire che questo è un territorio importante e che può dare risorse e può lasciare che i cittadini di questo territorio magari meritino degli altri, perché ci sono delle opportunità importanti. Vi ringrazio e vi auguro buon anno. Grazie, sempre per essere operativo. Proverei a fare questo tipo di percorso, se siete d'accordo. Intanto il discorso di chi qualche profila penso che sia
reso utile invece magari fare un gruppo ristretto di due o tre soggetti, due o tre comuni che siano un gruppo ristretto che diciamo, assumono l'impegno a coordinare questo percorso. Il secondo passaggio che faremo da qui allo stretto giro di due o tre giorni è la predisposizione di un protocollo d'intesa da sottoporre a tutte le amministrazioni comunali che sono state oggi interessate, in cui ovviamente, perché bisogna anche essere operativi, rifaccio al ragionamento che si faceva poco fa, in cui mettere in evidenza qual è l'investimento che ciascuna amministrazione è chiamata, se è disponibile un percorso di questo tipo a sostenere. Perché parlo volutamente di investimento, perché io credo che un progetto strategico per un territorio non sia un costo, ma sia invece un investimento sul proprio futuro. Ovviamente a questo possiamo provare, e qui anche le amministrazioni locali, a coinvolgere anche altri stakeholder, altri soggetti che magari sposano l'idea, sposano l'iniziativa e lo fanno anche mettendo una quota di investimento che non può essere un investimento complessivo, ma un contributo a questo percorso, sapendo che se questo percorso va a buon fine la ricaduta sia su tutto il territorio, sia soprattutto su quei soggetti che hanno fatto l'investimento. Quindi una sorta di partner privilegiato di questo percorso. Quindi io proverei, se siete d'accordo, intanto. Forse sarebbe utile, a mio avviso, sì, se la società magari faccia un ulteriore sforzo con una relazione, un opuscolo, non so che cosa, da inviare a tutti noi, in modo che noi coinvolgiamo gli altri amministratori del nostro comune, perché penso che un protocollo di intesa vada in consiglio comunale, è giusto oggi con un numero cospicuo di consiglieri, mentre gli altri comuni no, è giusto che non avendo questa possibilità abbiano la possibilità di capire di che cosa stiamo parlando. Concordo anche le televisioni. Sì, ho capito. Concordo perfettamente, quindi potremmo ragionare un fascicolo di protocollo di intesa con un allegato al protocollo, con un allegato al protocollo in cui sono indicate qual è il percorso, quali sono gli obiettivi, qual è il percorso, qual è il ruolo della società e qual è l'investimento, quindi da poter condividere. Ovviamente, ripeto, siccome non voglio che questo incontro sia uno dei tanti incontri che si fanno, ma voglio che da questo incontro si esca fuori con una decisione, che non so chi l'ha detto poco fa, io credo che non abbiamo tanto tempo da perdere, abbiamo invece la necessità di correre, perché ci sono altri territori che ancorché si sia stato, ancorché la strategia all'interno, cioè la SNAI, sia stato un processo troppo lungo e farraginoso, ma alla fine la settimana scorsa i comuni madonini hanno sottoscritto un accordo di programma per il riconoscimento di 38 milioni di euro da destinare a quei territori. Allora, da questo processo deve venire fuori l'output che ci aspettiamo, che è proprio quello, cioè un accordo di programma dove viene fuori dei progetti strategici, delle linee guida e dei piani operativi da portare avanti e quali sono le linee finanziarie che possono essere private, possono essere pubbliche, da intercettare. Quindi direi di quindi chiedo un supplemento di consulenza gratuita sulla elaborazione di un protocollo d'intesa con questo allegato da far girare a tutti. A questo proposito mi hanno tirato le orecchie giustamente la dottoressa Danieli, che è la nostra coordinatrice
rapporti organizzativi con quelli che sono appunto le vostre esigenze. Io vi chiedo scusa, però purtroppo ci parte un aereo e io e il dottore dobbiamo scappare, perché con questa lega dobbiamo trovare la strada giusta, non è una cosa semplicissima, e quindi vi saluto e sono desolato, ma dobbiamo veramente partire. Grazie. Grazie a tutti i miei colleghi, a tutti gli amministratori e consiglieri comunali che sono intervenuti e ovviamente a tutti gli altri rappresentanti di servizio finanziario e privato. Grazie. Scusate, fai veicolare il suo ricordo.